memoria dei caduti alla festa di Ponte di Anzio, le autorità alleate depongono corone nel cimitero di guerra che ne raccoglie i resti mortali. Anche noi italiani, che custodiremo questi morti con la stessa pietà e riverenza con le quali custodiamo i nostri morti, abbiamo inviato fiori. Per iniziativa della Federazione Italiana Donne Artiste Professioniste, un pugno di terra di questo cimitero sarà inviato in America. Memorial Day. In tutti i cimiteri americani d'Italia si commemorano i caduti della Seconda Guerra. Questo è il cimitero di Anzio. Chi di noi italiani ha dimenticato il giorno in cui Anzio divenne luogo di sbarco, nuovo avamposto della liberazione? Generale Lee, noi commemoriamo con voi i vostri morti. Dall'America sono giunte le famiglie. Ecco, anche i soldati d'Italia vegliano su queste croci. 3.500 croci. Alla corona del generale Lee e a quella dell'ambasciatore degli Stati Uniti si aggiunga il nostro omaggio. Disse uno dei vostri generali: nei paesi liberati non chiediamo che un po' di terra per i nostri morti. Eccovi questa terra, ma anche la sincera gratitudine degli italiani che sanno quanto valga la libertà per cui avete combattuto. Tombe, 7.000 ragazzi che caddero sul fronte di Anzio. È tornato Clark, il loro generale. Anche il nostro governo celebra il Memorial Day americano con la presenza di Pacciardi, con quella di Marras. Nella tribuna l'ambasciatore Dunn e Myron Taylor. Molti che allora accreditarono diventano salve di omaggio. Corone in questo cimitero per essi lontano, vegliato dalla loro bandiera. Promette Clark, la torcia della libertà non sarà mai spenta. Raccolgano i parenti la gratitudine che Pacciardi esprime a nome nostro. Ragazzi di tutte le fedi, accomunati dalla fede nell'avvenire dell'uomo, dolorosi ospiti di questa terra, non vi dimenticheremo. Al cimitero americano di Nettuno, dove riposano 7.862 soldati delle forze armate americane caduti in Italia nel 1943, si è svolto il 30 maggio il Memorial Day. Hanno pronunciato discorsi l'ambasciatore degli Stati Uniti Zellerbach e il senatore Giacinto Bosco, sottosegretario alla difesa, presenti molte alte autorità militari e civili. Dopo che Zellerbach aveva letto il proclama di Eisenhower con il quale il presidente designa il 30 maggio come giornata della preghiera, sono state deposte corone dall'ambasciatore, dal sottosegretario Bosco, dal rappresentante dell'American Legion e dai sindaci di Anzio e Nettuno.